Allora, mi muovo perché intanto non riesco a stare seduto mentre parlo, quindi sono collegato, un problema. Allora, abbiamo cercato, e se siamo stati confusi, fermateci, vediamo se possiamo chiarire i dubbi, di cercare di spiegare che cosa sta dentro la parola rischio da amianto e quindi quali sono le cose che dobbiamo temere rispetto all'amianto, cercando di utilizzare per quanto possibile dati di carattere scientifico. Come sempre quando si parla di rischio però, nella discesa del rischio si scende un po' in una discussione di carattere opinabile. Se il rischio è molto alto e comporta una grande quantità di decessi, ovviamente tutti siamo contro il rischio. Se il rischio invece diventa inferiore, per qualcuno questo rischio diventa accettabile. Quindi, al termine di questa relazione, quello che speriamo di aver, diciamo così, suggerito a tutti è un ragionamento personale su cosa possiamo ritenere in fondo rischio accettabile rispetto al beneficio poi che potremmo ottenerne. Allora, innanzitutto parliamo di questa cosa qua. L'amianto è un minerale molto diffuso in natura, ha la caratteristica di spezzarsi in fibre all'infinito, quindi queste fibre restano di questa struttura, quindi sostanzialmente come degli stiletti, come delle spade, anche a livelli infinitamente piccoli, quindi anche di un milionesimo di millimetro. A Torino, a Valangero, c'era la più grande cava di amianto d'Europa, questo è quando scavarono e questa è quella che è diventata oggi. È diventata così perché comunque nel 1992 una legge, adesso poi vedremo, ha recepito un'indicazione, peraltro già assolutamente riportata in letteratura, sulla pericolosità dell'amianto, e ne ha vietato in Italia la produzione, la manipolazione e l'utilizzo, quindi praticamente tutto sostanzialmente. Quella è una roccia amiantifera, le rocce amiantifere sono rocce che contengono minerale per legge in quantitativo superiore all'1% e sono, siccome i minerali sono dei silicati e il silicio è enormemente diffuso, le rocce amiantifere sono enormemente presenti nelle rocce normali. Il problema quindi è essenzialmente, come diceva Claudio, un problema di densità all'interno delle rocce. Quella che era la più utilizzata dalla tristemente famosa Eternit è la crocidolite o amianto blu da fiocco di lana, che ha questa formula qui e che è quella che veniva scavata a Valangero. Queste sono invece le altre, gli altri tipi di minerale che vengono ritenuti dalla legge che riguarda l'amianto come pericolosi. Non perché gli altri minerali non siano pericolosi, e poi ne vedremo un esempio più avanti, ma perché queste sono le rocce utilizzate a livello industriale. E quindi la legge, sostanzialmente, quando è nata, era una legge di sicurezza sul lavoro nel 1992. La sicurezza sul lavoro però ovviamente si è dimostrata subito qualcosa di insufficiente. Anzi, i minatori che scavano amianto hanno una mortalità lievemente inferiore all'atteso. Questo probabilmente perché non è tanto il primo scavo della fibra, quanto poi la lavorazione e lo sminuzzamento della fibra che provoca problema. E questo anche di tipo involontario, perché la movimentazione delle rocce ne comporta la disgregazione. I tipi di amianto, faccio un passo indietro, sono due: il più diciamo così pericoloso è l'amianto più friabile, perché si divide in spade come abbiamo visto prima, l'amianto compatto, e quindi per esempio le ultime produzioni della Eternit cementi, finché stanno compatto hanno un indice di pericolosità abbastanza basso. Tuttavia la pericolosità è nata negli anni anche perché
l'uso industriale dell'amianto è stato ubiquitario. L'amianto può essere tessuto, è leggero, è praticamente indistruttibile, resiste al fuoco e quindi con l'amianto si faceva qualsiasi cosa. I primi studi grossi in Italia che ho trovato sono stati fatti da un non suo parente ma Zannini di Genova su quelli che lavoravano in porto e quindi a contatto della coibentazione delle navi, i quali avevano una grossa diciamo così rischio di ammalarsi, e intorno al 55-56 veniva sostanzialmente nei manuali di medicina del lavoro veniva suggerito di impiegare per quelle lavorazioni lavoratori di una quarantina o cinquantina d'anni, perché il tempo di latenza del tumore è molto lungo, 20, 30 anni, forse anche 50 anni. Gli usi industriali erano perché veniva utilizzato come coibentazione con corde, naste, guaine, ma si facevano anche i pannelli a livello industriale, e poi veniva utilizzato per gli attriti e quindi nei ferri dei freni, per esempio, tantissimo. Nell'edilizia lo conosciamo tutti, con le tegole di Eternit, le lastre sopra i pollai, le tubature dell'acqua, le tubature degli scarichi, cioè insomma, quelli che hanno la mia età hanno visto Eternit dappertutto, insomma, nei serbatoi. Veniva anche spruzzato come intonaco, dove serviva una situazione di resistenza al fuoco in caso di pericolo. In casa stava negli asciugacapelli, nei guanti da forno, nei cartoni che venivano messi dietro le stufe, per esempio. Alla fine, all'inizio degli anni 90, i lavoratori americani, perché noi poi le statistiche non le facciamo mai così bene, quindi gli italiani non le trovate, i lavoratori americani a rischio di amianto, perché impiegati in quella lavorazione, erano considerati oltre 8 milioni, a rischio alto, quindi lavoratori quindi a rischio alto di mesotelioma. Allora, breve storia, come dicevo prima, nel 1906 viene fatta una segnalazione di eccesso di mortalità in ragazzini in Inghilterra che filavano l'amianto. Nel 1936 infatti l'Inghilterra riconosce l'asbestosi, quindi non le lesioni tumorali d'amianto, ma la patologia allora più frequente e oggi invece in nettissimo calo, perché il calo dell'asbestosi è più immediato dopo la sospensione della lavorazione, l'asbestosi come malattia professionale. L'Italia, complice anche tuttora la guerra, immagino, ma comunque riconosce l'asbestosi solo nel 1947. Leggo perché non so se laggiù vedete tutto. Nel 60 vengono riportati casi di mesotelioma in Sudafrica, che è stato per molto tempo una delle grandissime zone colpite da tumore della pleura, con poco interesse da parte del resto del mondo per ovvi motivi, perché erano minatori neri comunque. Nel 65, siccome c'è una grossa diatriba e l'industria fa resistenza rispetto a questa cosa, l'Accademia delle Scienze di New York fa una specie di consensus conference, quindi riunisce tutti quelli che sono in quel momento ritenuti i cultori della materia, e al termine di 3 giorni decide che il mesotelioma è presente nei minatori ed è legato all'amianto. Nel 92 in Italia si ha il divieto di estrazione e di lavorazione, e a questo punto nel 2030, visto il tempo di latenza, dovremmo avere finalmente la fine dell'esposizione massiccia all'amianto e quindi una riduzione della comparsa di nuovi casi di mesotelioma, che è un tumore della pleura, adenocarcinoma, che è un tumore, uno dei tipi di tumore del polmone, e asbestosi, che è un'infiammazione cronica del polmone, che adesso poi vedrete con il video. Allora, questo chiude, diciamo così, quello che normalmente si discute a livello di amianto, che è l'esposizione professionale, l'esposizione quindi dei minatori, l'esposizione dei lavoratori, l'esposizione nelle case e oggi l'esposizione dei lavoratori che devono modificare l'amianto, che sono il grosso.